Buon pomeriggio a voi, grazie Jacopo Della Linea qui dal Palazzo del Comune di San Giovanni Teatino, come hai ricordato giustamente tu, con il primo cittadino Luciano Marinucci. Buongiorno Sindaco. Allora, Buongiorno a lei. la prima domanda è d'obbligo: qual è la situazione ad oggi nel Comune di San Giovanni Teatino? Oh, ecco, siccome siamo distanziati, mi tolgo la mascherina che posso dare meglio questi dati perché approfitto delle vostre telecamere proprio per dare specificatamente i numeri che oggi riguardano intanto un focolaio che abbiamo attivo nella RSA di San Giovanni Teatino, che è un 41 persone, di cui 11 dipendenti e 30 tra residenti nella struttura. 33 sono ancora diciamo, contenute nella struttura, ma in controllo e attualmente negativi. Gli altri sono stati portati in ospedale nel centro Covid e degli 11 dipendenti, due di sono di San Giovanni Teatino. Quindi noi partivamo da una posizione di 23 positivi sul territorio e quindi diciamo che eravamo abbastanza contenti, ne aggiungiamo due. E abbiamo un deceduto storico che non è da ricondurre alla RSA di San Giovanni Teatino e 15 in quarantena. Quindi dei 15 in quarantena, uno finisce il 25 aprile, 4 finiscono il 27 di aprile, 3 finiscono il 4 maggio e 7 finiscono il 6 maggio. Ecco, questa è una polemica che vorrei aprire perché i 7 che finiscono il 6 maggio sono i familiari dei due residenti di San Giovanni Teatino. Io sono risultato antipatico, invadente, probabilmente mi sono stati attribuiti diversi aggettivi, ma dal primo giorno che avevo sentore che potesse nascere un focolaio, una struttura sanitaria, così come è accaduto in tutta Italia, ho chiesto più volte agli organi competenti attraverso delle PEC di portare questo problema a ricondurlo a un isolamento attivo di tutti i dipendenti o nella struttura o di portarlo negli alberghi del territorio. Voi pensate che se a livello regionale tutte le strutture alberghiere fossero diventate una caserma per tutti gli operatori sanitari che sono negli ospedali e li avremmo accolti negli alberghi, quindi la Protezione Civile se ne sarebbe fatto carico, avrebbero fatto un percorso di sanificazione per arrivare alle camere e ovviamente non avrebbero portato il virus anche a casa, perché le positività ultime, le 7, sono strettamente collegate agli operatori che stanno sul territorio. Ecco, Purtroppo Sindaco, mi permetto si di capisce che è chiederle, quando lei ha difficile. fatto questa richiesta, che cosa le è stato risposto? Se ha avuto risposta? Allora, ovviamente queste richieste io le ho fatte direttamente alla ASL, ne ho discusso con i responsabili che avevano già un protocollo attivo, quindi questa sarebbe stata una particolare attenzione che sicuramente sarebbe dovuto portare su un tavolo, diciamo, superiore a quello che è un intervento diretto per arginare questo Covid. Ovviamente è la mente che ci fa pensare che le persone che oggi vanno negli ospedali poi hanno una vita sociale e tornano a casa e aver contratto il virus, sapete benissimo che dei 26 milioni, scusi, dei 26.000 morti in Italia, molti sono operatori sanitari, sono infermieri, sono medici, ma molti sono anziani. La media nazionale è di 80,3 anni. Voi immaginate che cosa abbiamo perso? Abbiamo perso una generazione che è la memoria storica di questo paese. Immaginatevi un focolare con tre bambini che ascondono i raccolti del nonno. Oggi questo nonno non c'è più. Anzi, questa mattina mi ha chiamato una delle più grandi concessionarie del territorio e quella mi ha detto che il problema per loro è che tutti gli acquisti delle macchine garanzia venivano firmate dai nonni, che erano i pilastri dell'economia della famiglia, che con le pensioni sosteneva anche questa condizione di disagio sociale che è la disoccupazione giovanile o dentro le famiglie. Quindi un problema molto più grande di quello che è un virus che sicuramente cambierà tante di quelle abitudini, sia sociali ma economiche di questo territorio. Sindaco, tra l'altro a beneficio anche di coloro che ci ascoltano, dobbiamo dire che la struttura sanitaria di San Giovanni, come così è stato diffuso attraverso un comunicato, ha già provveduto ad attivare tutte le procedure sanitarie previste e a organizzarsi proprio per far fronte alla situazione. Tra l'altro, come diceva e sottolineava anche lei in precedenza, è stato già disposto il secondo tampone per tutti gli ospiti e per gli operatori, questo proprio per completezza di informazione. Ma sicuramente sì, ma anche perché questo è previsto proprio nel decreto che è stato emanato sia dal governatore della Regione Abruzzo, ma dal DPCM nazionale. Esiste un protocollo da adottare per evitare che il virus entri in questo
queste comunità ristrette. Ovviamente la pericolosità che il virus entri significa che poi se entra diventa molto più vulnerabile e si creano i focolai, cioè quello che è successo a Villa San Giovanni, ma quello che è successo un po' in tutta Italia. Io l'altra sera ascoltavo un servizio di una trasmissione importantissima su un RSA di Lecce, una strage. Ora questi numeri probabilmente non si avvicinano a questo, ma e mi auguro che rimangano così, come mi auguro che non ci siano recrudescenze su quelli che sono usciti fuori dal coronavirus e oggi sono tornati non liberi in società perché c'è ancora restrizione, ma sicuramente sono dati scientifici che vanno comparati, che vanno studiati da chi lo deve fare, insomma. Prima di allargare il discorso, Sindaco, sulle altre questioni riguardanti questa emergenza sanitaria, restando sull'argomento specifico, lei ha avuto modo di parlare, di rapportarsi con la direzione della RSA di San Giovanni Teatino? Io ho scritto ovviamente, principalmente i primi interventi erano telefonici con la direttrice e diciamo che c'era anche abbastanza entusiasmo per quello che succedeva in Italia. La stessa me l'ha riferito così come l'ho detto adesso. Purtroppo qualche giorno prima che si creassero questi problemi, visto che mi era arrivata una comunicazione all'ASL con 4 positivi in via Mondebondone, io che conosco benissimo il territorio, via Mondebondone 2 e la RSA, quindi ho scritto immediatamente una PEC alla Protezione Civile, al Prefetto, al Governatore e alla ASL, dove ho rappresentato elementi di pericolosità perché 4 sono sicuramente già un dato sensibile e purtroppo sono stato un profeta di questa vicenda e me ne dispiace tantissimo, ma ovviamente conosco il problema perché ho origini sanitarie nel mio percorso lavorativo, quindi so che cosa succede a livello epidemiologico quando si mettono in atto queste procedure. E ovviamente oggi i dati di cui ho parlato poc'anzi parlano di un focolaio di infezione e mi auguro che si fermi qui. Sindaco, allora, prima di coinvolgere nuovamente anche il collega Jacopo Forcella da studio, volgiamo lo sguardo, la mente anche a quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Ovviamente tutti gli interessi sono rivolti a quello che accadrà dal 4 maggio in poi. Vi state preparando, vi state organizzando come amministrazione comunale per questa cosiddetta fase 2? Allora, intanto voglio tranquillizzare i miei cittadini che non saremo una zona rossa, perché il fenomeno, il focolaio è circoscritto in una struttura, la ASL e la struttura stessa ha messo in atto tutti i provvedimenti necessari per far sì che questo momento venga gestito in totale distanza tra il territorio. Ovviamente i due infetti che abitano sul San Giovanni Teatino hanno generato da parte nostra una leggera preoccupazione, perché oltre ai familiari immaginiamo anche un percorso di vita sociale e quindi diciamo che la ASL, alla quale oggi ho rappresentato questa mia preoccupazione, allargherà un pochettino le maglie del controllo, specialmente in quei soggetti che abitano nei condomini. Ecco, oggi non voglio allarmare nessuno, però mi sembra che ci sia nel protocollo anche questo. Noi ovviamente possiamo fare tutto quello che ci viene imposto attraverso i provvedimenti che il governatore della Regione Abruzzo fa, a perfezionare i provvedimenti che fa il governo. Il sindaco non ha un'autonomia di scelta nel gestire le riaperture e le chiusure. Le apprendiamo, quello che cerchiamo di fare è di mantenere alto il livello dell'attenzione su questo problema, perché voglio ricordare anche a chi fa politica e quella più spicciola che stiamo trattando di un governo, di un problema mondiale, stiamo parlando di una pandemia ed è quindi bisogna portare molta attenzione quando si esce con delle affermazioni, delle esternazioni, perché potrebbero irritare la mente delle persone che stanno a casa e che da 45 giorni non escono di casa. Jacopo, a te la linea per qualche altra considerazione, prima ovviamente di salutare il sindaco di San Giovanni Teatino. Sì, no, io volevo chiedere al sindaco, tornando un po' sull'argomento, ecco, quali sono adesso i numeri complessivi all'interno della RSA, ecco. Attualmente ne sono 41, l'ultimo è arrivato questa mattina, e tra i 41 parliamo di 11 dipendenti e di 30 ospiti che sono stati mano a mano trasferiti nel centro Covid di Chieti. I dipendenti invece sono, mi sembra, 10 a casa e uno è ricoverato in terapia intensiva a Pescara, ma mi dicono che gode di ottima salute. Quindi sono quei fenomeni classici che si hanno quando si entra a contatto con un focolaio di infezione, insomma.
quindi stiamo parlando di 41 persone che si andavano ad aggiungere ai 23 già presenti sul territorio ed erano in parte già operatori sanitari o persone che erano entrate in contatto col virus in modi veramente incomprensibili, insomma. Ecco, io volevo chiedere da primo cittadino, perché in questi casi spesso un sindaco è, diciamo, l'uomo della prima linea, ai voi, soprattutto in queste circostanze. Ritiene di essere stato ascoltato ed essere all'interno di una cabina di regia che in questo senso ha funzionato come meglio non si poteva, oppure si poteva fare qualcosa di meglio? Guardi, io credo che la ASL abbia svolto appieno le loro funzioni, e ho avuto più volte incontri, diciamo, rapporti telefonici col governatore che ha fatto da mediatore a questa situazione, e sulla quale non sono stato assolutamente ascoltato né da nessuno, dico, perché poi i fatti parlano per la realtà di cui stiamo discutendo, e che i dipendenti andavano ristretti nella struttura in attesa che arrivassero i tamponi o venissero portati tutti in una struttura alberghiera anche sul territorio, ma se non volevano favorire una struttura del territorio, in una struttura alberghiera fuori dal territorio, l'importante è che venissero circoscritti in un ambiente unico e non farli tornare in famiglia, perché ovviamente la positività del soggetto ha trasferito un livello di attenzione tale, e mi auguro che rimanga tale, nelle famiglie dove oggi ci sono famiglie ristrette a casa. 7 persone, per esempio, dei 2 positivi di San Giovanni Teatino stanno a casa e hanno avuto quello che purtroppo non meritavano. Noi, per queste famiglie, ovviamente stiamo mettendo in campo tutto quello che c'è possibile con la Protezione Civile, con la Croce Rossa, per assisterle, e con la società gestione servizi, che preleva i rifiuti organici e non assimilabili a quelli normali, insomma, vengono trattati diversamente. Sindaco, pardon, per chiudere questo collegamento con un, diciamo, per quanto possibile, il sorriso sulle labbra, vedo che alle vostre spalle campeggia il cartello che aveva fatto all'inizio del lockdown. Le chiedo se ne ha pensato uno per la fase 2. Mettetevi la mascherina, non so. Guardi, io penso che, guardi, ne le dico uno tanto per dire, perché poi ho fatto anche un esempio banale che era quello dello scolapasta. Io penso che quest'anno le donne si dovranno comprare il bikini e la mascherina a tinta. Questo problema è un problema che ci dovremmo portare indietro per diverso tempo, cambieranno tante abitudini. Parlavo con i ristoratori, oggi chi non ha un ristorante con una sala capiente, il ristoratore non lo può fare più, perché il personale non lo può più mantenere, perché dovranno ridurre necessariamente i posti disponibili in sala, e quindi molte attività o cesseranno oppure non so se dovranno riconvertirsi in qualche altro tipo di attività. Quindi tutto questo merita un serio approfondimento da chi oggi sta al governo, e deve pensare anche come pensare di dare un'opportunità a chi è stato maestro nella gestione dell'imprenditoria ricettiva del nostro territorio, perché di questo si parla. Le aziende invece, con i protocolli imposti, con le distanze sociali all'interno, sicuramente inizieranno la produzione. Grazie.